Conclusa la 25esima esperienza di solidarietà in Guinea-Bissau dei volontari dell'Associazione Amici delle Missioni 10 Reale, coordinati dal diacono infermiere Sebastiano Genco. I 9 hanno trascorso circa un mese in terra africana, nel piccolo e povero stato della Guinea-Bissau, per portare a quelle popolazioni con base primaria nel villaggio di Bula un minimo, non tanto di benessere, ma almeno un qualcosa che può essere associato all'indispensabile per poter vivere senza patemi. Ci stiamo riferendo ad esempio alla creazione di pozzi d'acqua oppure alla messa a punto di un'assistenza sanitaria in aree dove non esiste nulla, per cui nel tempo tanto è stato fatto, ma si tratta pur sempre di gocce nel mare della mancanza relativa a quelle popolazioni fra le più povere al mondo. Battiamo sempre sullo stretto necessario che loro hanno di bisogno, e cioè pozzi, e ne abbiamo inaugurati ben 10 pozzi quest'anno in diverse parti della Guinea. Poi abbiamo messo per la prima pietra per l'ospedale, che è più una maternità, perché la piaga di far nascere i ragazzini sotto una capanna, veramente una piaga, perché tante volte si riduce a una tragedia, e quindi stiamo facendo proprio a tappeto delle maternità, e quella che stiamo facendo ora è un top, perché coprirà tanti ma tanti villaggi che attualmente sono sprovvisti. Poi abbiamo fatto tante altre piccole cose, per esempio c'è un gruppo di sordomuti che non accettano le famiglie di stare assieme a loro, abbiamo dato possibilità di affitto per almeno per 3 anni, e così possono stare tranquilli. Qualcuno può dire: ma vanno a lavorare, si pagano, sì, dove c'è il lavoro? Poi abbiamo fatto un muro di cinta per una scuola, perché c'era un liceo di 1000 alunni ed era scoperto, nel senso che lì passavano macchine, porcellini, caprette, galline, eccetera, e l'abbiamo messo in sicurezza con un pozzo là dentro, così i ragazzi possono bere acqua, guardare nell'umanità, cercare di farli, diciamo così, alzare di livello la loro vita. Questo cerchiamo di fare. Un impegno che ha visto in questa tornata avere Genco e gli altri volontari un incontro ai massimi livelli con le istituzioni nazionali. Abbiamo incontrato voluto incontrare il primo ministro della Guinea-Bissau e anche il ministro della salute, perché noi non facciamo le cose di nascosto. Ecco, abbiamo detto quello che in 25 anni abbiamo fatto, abbiamo detto cosa volevamo ancora fare, e loro ci hanno detto: ma cosa volete da noi? Noi abbiamo chiesto il permesso soltanto di fare e non ne ho aiuti materiali o economici, perché sappiamo già che non ne hanno. Abbiamo incontrato ben 400 ragazzi che dall'asilo all'università seguono, perché noi ci crediamo allo studio. Lo studio ci deve portare i ragazzi ad aprire la loro mente e andare per conto loro, e il domani dei ragazzi, il domani dello studio, della scuola.